Ricomincio Oroscopando, da questa mattina lo trovate su www.spettacolandotv.it, quindi l'oroscopo va dal 9 al 15 novembre, mi raccomando da questa sera su Teletibur, canale 89 119 622 del digitale terrestre, ovviamente da lunedì alla domenica alle ore 23.30 e poi in streaming su www.teletibur.it. Vi ricordo l'appuntamento ogni lunedì alle 7.25 con Radio Cusano Campus 8900 per il gioco delle coppie alle 7.25 di mattina, mi raccomando, e poi vi ricordo appunto di controllare sempre www.spettacolandotv.it con gli oroscopi e con le notizie anche della programmazione della TV, perché in questo periodo ovviamente dobbiamo stare più a casa. Mi raccomando sempre di uscire, certo per sgranchirci un po' le gambe, però ovviamente di stare più a casa possibile, perché questo male purtroppo sta mietendo vittime. Soprattutto abbiamo visto degli artisti importanti questa settimana morire per patologie diverse. Ovviamente Gigi Proietti è morto per il cuore, per problemi cardiaci, e lo ricordiamo tutti, insomma, il grande maestro Gigi Proietti. Però a me sembra che non sia morto, perché rimane sempre vigile nella nostra vita, e soprattutto tutte le cose che ha fatto belle, non solamente per Roma ma per tutta Italia. Quindi per noi è morto un grande, un grandissimo personaggio del teatro, ma anche del cinema, della televisione, non scordiamocelo. È un momento in cui c'è bisogno di maggiore ironia, perché se no ci suicidiamo noi, insomma, con tutto quello che vediamo. Apriamo la televisione, è un continuo tantam di disgrazie, quindi dobbiamo cercare un pochettino di immergerci in un'altra realtà, nella fantasia magari, nell'immaginazione. E Euroscopando è anche un'immaginazione, come per poter anche evadere, no? Ognuno di noi ha un segno zodiacale, ognuno di noi è attaccato a determinati stereotipi di questi segni, e quindi io vi do delle delucidazioni per eventualmente affrontare la settimana in maniera più ottimistica possibile. Cominciamo con l'Ariete, che è un segno di fuoco, una settimana che va alla grande, la positività è l'ordine del giorno, questa gioia e voglia di vivere la trasmetterete al partner, che sarà felice di vedervi finalmente di buon umore. Toro, segno di terra, le decisioni in questa settimana vanno prese, cercate di essere i più obiettivi possibili per non incorrere in sbagli di valutazione. Anche in amore dovrete essere sinceri e dire al partner quello che non avete mai detto. Attenti alla emotività, potrebbe giocarvi dei brutti scherzi, insomma una maggiore razionalità è richiesta. 4S. Gemelli, segno d'aria, una buona settimana per i gemelli, che saranno pieni di energia e di buone idee. In ambito professionale avrete dei lauti guadagni grazie ai vostri progetti, e quindi andrete alla grande. In amore sarete avvolgenti, intenti a dar piacere al partner e ricercare coccole del buon sesso. 5S. Cancro, segno d'acqua, sapete ascoltare, ma certe volte non è facile capire gli altri senza essere critici. Cercate in questa settimana di essere più comprensivi con il partner e trovate un accordo che non metta in crisi il rapporto. Self control e più magnanimità. 3S. Leone, segno di fuoco, non è una settimana facile purtroppo, siete emotivamente fragili e questo comporta un cattivo umore nei confronti di chi vi sta vicino e vi vuole bene. Il vostro umore altalenante però potrà a volte diventare positivo per il bene anche del vostro partner, che con voi è sotto botta in questo momento purtroppo. 3S. Vergine, segno di terra, gelosi e pensierosi e alquanto distratti dalle situazioni esterne, non riuscite nell'intento di intrigare il vostro partner, troppo distaccati per essere veri e aderenti alla realtà. Anche se il lavoro vi chiama, cercate di dedicarvi con sforzo e dedizione ai sentimenti, l'unica panacea in un mondo pieno di guai. 4S. Bilancia, segno d'aria, attenti a dialogare, non siete dei buoni parlatori in questo momento e il più delle volte sbagliate l'approccio anche con le persone vicine.
soprattutto gli amici. Avete il vizio di essere soffocanti sia con il partner che con gli amici. Dovete pensare che il più delle volte sono gli altri a scegliervi. Lasciateglielo fare senza precorrere i tempi. 3S. Scorpione, segno d'acqua, desiderate evasione, ma non potete fare tanto dato il momento attuale. Il fatto di non poter essere liberi di decidere della vostra vita non vi fa piacere e vi altera il sistema nervoso. Cercate di accontentarvi in questo momento e di non coinvolgere con il vostro umore nero il partner. 3S. Sagittario, segno di fuoco, cercate di non dimenticarvi degli affetti della vostra vita. I vostri familiari sono importanti, ritagliate un po' di tempo per loro. In amore cercate di essere più ragionevoli e di lasciar correre se il vostro partner a volte è un po' caratterialmente insopportabile. Se lo amate, cercate di comprenderlo. 4S. Capricorno, segno di terra, non vi piace la monotonia e siete sempre pronti a nuove avventure. Non disperate perché in settimana avrete modo di rompere la routine con una sorpresa che vi renderà molto felici. In amore sarete compresi e avrete modo di essere amati anche se a volte non siete facili. 4S. Acquario, segno d'aria, siete orgogliosi e spocchiosi e non appare quasi mai il lato emotivo del vostro essere. Questo lato di voi non piace al partner che vorrebbe più affettività e meno freddezza nel rapporto. Mettete in mostra il vostro lato fragile e insicuro, vi renderà più amabile agli occhi degli altri. 4S. Pesci, segno d'acqua, non vi curate di chi vi critica e vi apprezza poco. Avrete modo di conoscere qualcuno che vi farà battere il cuore e vi accetta per quello che siete realmente. Una buona settimana per rivalutarvi. 5S. Oroscopando finisce qui, vi ripeto che l'oroscopo va dal 9 novembre, quindi da questa mattina fino al 15 novembre, lo potete trovare su www.spettacolandotv.it oppure da questa sera, da lunedì alla domenica alle ore 23:30 su Teletibur, canale 89 119 622 del digitale terrestre oppure il streaming su www.teletibur.it. Ovviamente io vi rinnovo l'appuntamento ogni lunedì alle 7:25 su Radio Cusano Campus col gioco delle coppie e ovviamente così avrete delucidazioni su chi con chi accoppiarvi in questa settimana o nella prossima, insomma, vedete voi. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento sui social, sempre su Facebook, su Twitter, su Instagram e quindi chi più ne ha ne metta. Ciao da Paola Aspe.